Care colleghe, cari colleghi, un caro saluto a tutti. Oggi desidero aggiornarvi sull'attuale situazione della direttiva energetica europea, che, come sappiamo, è da diversi mesi al centro del dibattito politico, ma anche di un certo clamore mediatico che purtroppo, come spesso accade, genera confusione e la confusione alimenta timori dinanzi ai cittadini, ma anche criticità per noi operatori del settore. La prima cosa che mi preme sottolineare è che non c'è nessuna legge europea in vigore o che a breve entrerà in vigore. Men che meno c'è una legge nazionale, una legge italiana oggi attualmente in vigore o che a stretto giro entrerà in vigore. C'è ovviamente una direttiva che è stata approvata il 9 febbraio in Commissione ITRE, Commissione Industria, Ricerca e Energia Europea, è stata poi approvata il 14 marzo in plenaria presso il Parlamento Europeo e oggi si è aperta la terza fase, quindi è ancora in essere la fase cosiddetta del trilogo, ovvero del negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione Europea, dove i governi dei singoli Stati membri auspichiamo possono incidere e porre quei correttivi che anche la nostra federazione ha posto all'attenzione. Terminata, diciamo, l'iter della direttiva, poi ci saranno le leggi nazionali di recepimento. Quindi ogni singolo Stato che ovviamente avrà come cornice quelli che sono i principi e i contenuti della direttiva, però dovranno poi essere adattati a quella che è l'ordinamento giuridico di ogni singolo Stato membro, con tutta l'attività parlamentare e di, come dire, proposta di correttivi che le varie associazioni, tra cui sicuramente anche la nostra, porranno all'attenzione del legislatore. Questo per dire che saranno necessari almeno da 1 a 3 anni prima che potranno essere in vigore delle disposizioni su questa tematica. Venendo invece diciamo, ai contenuti dell'attuale formulazione, dell'attuale testo della direttiva, che appunto sottolineo non sarà a breve in vigore e che sicuramente saranno sottoposte a ulteriori correttivi sia per la fine dell'iter europeo, ma anche per tutto l'iter interno nazionale che poi sarà sottoposta appunto la stessa direttiva. Quindi, venendo all'attuale formulazione, la prima cosa che mi preme sottolineare è che non sono previste nell'attuale testo sanzioni che prevedono un divieto di vendere o affittare immobili qualora gli stessi immobili non raggiungessero gli standard minimi energetici prefissati dall'Europa. Questo lo sottolineo perché in un primo momento, cioè nel dicembre 2021, in realtà questo divieto era previsto, ma anche grazie all'attività della nostra federazione, questo rischio è stato scongiurato. Quindi ad oggi nel testo è semplicemente previsto che spetterà ai singoli Stati membri prevedere se e quali sanzioni eventualmente introdurre. Secondo elemento importante riguardo il sistema di esenzione di deroghe di quella parte del patrimonio immobiliare che potrà non essere efficientato e quindi non dovrà rispettare, o meglio, non dovrà raggiungere quegli obiettivi energetici che l'Europa stabilirà. Tra, diciamo, le esenzioni ci sono gli edifici di culto, gli edifici vincolati dalle belle arti, quindi quelli che hanno un vincolo storico-artistico. Ci sono gli edifici indipendenti fino a 50 metri quadri, vi sono gli immobili che sono abitati per meno di 4 mesi all'anno. Noi abbiamo effettuato una proposta in sede di plenaria, quindi in Parlamento europeo, che è stata recepita di allargare questo sistema di esenzioni e ad oggi, nell'attuale testo, sono previsti anche gli edifici storici, inteso come datati, cioè ogni singolo Stato membro potrà stabilire e prevedere che tutti quegli immobili costruiti fino alla, che sarà stabilita una certa data, saranno esentati da questi obblighi di efficientamento energetici, così come anche tutti quegli immobili dove, non sarà possibile tecnicamente realizzare il miglioramento energetico. In ultimo, mi preme sottolineare che, mentre l'iniziale formulazione prevedeva che tutto, cioè l'intero patrimonio immobiliare usato, dovesse raggiungere la classe energetica E, cioè la penultima classe energetica entro il 1 gennaio del 2030, l'attuale formulazione prevede invece che solo il 15% del patrimonio immobiliare energivoro, cioè nell'ultima classe energetica, dovrà raggiungere la classe energetica E. Quindi si parla di circa 1.800.000 immobili contro i 12 milioni che sono considerati energivori nel nostro paese, che sicuramente rimane una platea importante, ma non quanto era previsto inizialmente, ovviamente al netto delle esenzioni. Quindi questo per dire che già dei correttivi sono stati posti in essere, altri correttivi auspichiamo che in questa fase negoziale finale della direttiva siano posti in essere e soprattutto nelle fasi di recepimento all'interno di ogni singolo paese, ovviamente noi interessa al nostro paese
saranno posti ulteriori correttivi. Questo, tutto questo per dire di non alimentare e anzi poter informare correttamente i nostri clienti, i cittadini, insomma, sul fatto che i tempi saranno lunghi, che comunque la parte di patrimonio immobiliare interessato sarà contenuto e che ancora in essere ci sono degli spazi di manovra per poter apporre dei correttivi. Chiudo col dire che ovviamente la nostra federazione che segue la direttiva fin dal 2021, che ha già portato, come avete visto, alcuni correttivi importanti, tra cui aver scongiurato le sanzioni, aver ampliato il sistema di esenzioni, continuerà a fare la debita pressione politica e mediatica sul tema e ovviamente vi terremo aggiornati.